17 gennaio siamo qui al comitato, il primo comitato del 2014 di Radicali Italiani, e come ospite è venuto, ma ospite iscritto, quindi non è ospite, in realtà è un militante secondo la, diciamo, la dottrina, la teoria radicale, Sandro Gozzi, che è deputato del PD. Sono stati molti temi che ha affrontato in un rapido intervento, parla appunto di un'area nuova che c'è, che si respira all'interno del PD con la segreteria Renzi, e molti di questi sono temi anche radicali. Allora io volevo chiedere, siccome uno dei temi fondamentali è quello dell'amnistia che i radicali percorrono, a Sandro Gozzi come deputato ritiene che più che si debba puntare sul convincere l'attuale, perché poi sono due terzi, questa è l'espressione che conta, che l'attuale Parlamento, o si dovrebbe puntare ad un nuovo Parlamento? Io credo che si debba continuare a lavorare in questo Parlamento per portare avanti tutti quei provvedimenti che devono rispondere alla necessità di riformare la giustizia italiana. Questi provvedimenti sono tantissimi, si va dalla riforma della custodia cautelare, alla messa in prova, alle misure alternative al carcere, a un inizio di depenalizzazione, penso ad esempio alla depenalizzazione della coltivazione della cannabis, e credo che non si debba risparmiare gli sforzi. Proviamoci in questo Parlamento, portiamo avanti il lavoro necessario in questo Parlamento, che ha un grande, tra virgolette, vantaggio in tutti gli svantaggi di questa legislatura, di aver ricevuto un messaggio del Capo dello Stato che lo invita a dibattere e a rispondere alle urgenze ormai europee e costituzionali dell'Italia in materia di giustizia di carceri. Quindi credo che questa occasione non dobbiamo assolutamente perderla, sapendo che è un lavoro in salita, sapendo che è un mosaico che si compone di tanti tasselli, sapendo anche che dobbiamo convincere una maggioranza di parlamentari a capire e a prendere atto che senza il tassello amnistia e indulto l'immagine che esce dall'Italia sarebbe comunque un'immagine di illegalità. Vi auguriamo a questo Parlamento di durare ben oltre, quindi, diciamo, la sentenza della Corte dei diritti umani europea, che ci impone di mettere in regola certe cose. Quindi, siccome si parla un giorno sì, un giorno no, di, diciamo, un bilico che si sposta un po', speriamo in questo senso che anche Renzi in qualche modo contribuisca a questo punto al mantenimento, a questo punto, anche di questo governo. Guardi, su questo io ritengo che è evidente che siamo di nuovo a un bivio, e credo che rilancia l'attività politica e legislativa di questo governo, anche magari rafforzandolo in alcuni suoi membri, e quindi si punta a lavorare per un anno e mezzo, semestre europeo concluso, in maniera concreta, convinta, per raggiungere alcuni obiettivi assolutamente necessari, che sono ovviamente la legge elettorale, l'abolizione del Senato, la riforma del titolo quinto, ma anche delle nuove politiche in materia di lavoro, in materia di diritti e in materia di giustizia. Allora, o si fa questo rapidamente, oppure è meglio fare rapidamente la legge elettorale e dire che si avvierà una nuova fase dopo la legislatura. È evidente che questo, diciamo, l'attuale stato di incertezza generale in cui ci troviamo non fa bene, secondo me, al governo, non fa bene ai partiti che lo sostengono e non fa bene all'Italia. Quindi dobbiamo uscire rapidamente da questa nuova transizione, da questa fase di, diciamo, di incertezza politica, in un modo o nell'altro. Credo che, visti i lavori che abbiamo avviato, un anno di lavoro in materia soprattutto di giustizia e diritti Europa sarebbe un anno speso bene. Un'ultimissima battuta: De Girolamo sì, De Girolamo no? Io ho già detto che i comportamenti di Nunzio Di Girolamo sono del tutto inopportuni. Prima di ascoltarli in Parlamento ho detto che se quello che era confermato sui giornali, si leggeva sui giornali, era confermato, sarebbe dovuto dimettere. L'ho ascoltato in Parlamento, a mio modo di vedere quei comportamenti non sono compatibili con qualcuno che esercita la funzione di ministro. Grazie all'onorevole Sandro Gozzi.